Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con la mia amica Emanuela e vi presentiamo questo bellissimo trucco di glitterato Cut Crease per Natale. Inizio dalle sopracciglia, le pettino e le vado a riempire con il Fluid Line della MAC nel colore Deep Down. Vado giusto a definire la forma perché Emanuela ha già delle belle sopracciglia definite. E ovviamente sto facendo prima gli occhi perché utilizzando i glitter avremo un'infinità caduta sul viso e quindi per questo inizio dagli occhi. Come primer occhi utilizzo il Soft Ochre Paint Pot della MAC su tutta la palpebra e anche al di sotto. Piego le ciglia e come ombretto utilizzo questo color caramello della mia palette della Scream Face. È un ottimo colore da piega per tutti i tipi di trucchi perché è molto leggero e ci dà comunque una buona definizione. Quindi lo sfumo in tutta la piega e adesso prendo una matita nera Kajal morbida, questa è Feline della MAC, e vado a tracciare una linea parallela alla mia piega leggermente al di sopra. Non preoccupatevi se la linea non è precisa perché andremo a sfumare il tutto come sto facendo io ora con un pennellino piccolo da dettagli morbido e vado a sfumare la matita. Adesso prendo invece un pennello da sfumatura a punta e continuo l'operazione di sfumatura. Alla fine avrete questo risultato. Passo adesso ad applicare glitter. Copro la parte sottostante l'occhio con un fazzolettino e applico della colla per ciglia finte su tutta la palpebra mobile. Utilizzo questi bellissimi glitter della MAC, sono dei glitter 3D color argento e li sto pressando con un pennello a setole piatte e sintetiche. Fate attenzione ad eseguire un lavoro molto pulito e non toccare la piega dell'occhio. Poi con uno scovolino pulito da mascara andiamo ad eliminare tutta la caduta di glitter sulle ciglia e poi andiamo ad eliminare il fazzolettino e potete utilizzare lo scovolino del mascara anche per eliminare glitter sul viso. Adesso vado ad intensificare la piega dell'occhio, riapplico la matita Kajal nera e la vado a risfumare con il pennello piccolo da dettagli che ho utilizzato in precedenza. Inoltre la fisso con un ombretto nero e poi vado a sfumare con un pennello da sfumatura a punta. Adesso per pulire un po' la zona di sotto delle sopracciglia applico un correttore liquido chiaro e lo vado a sfumare insieme all'ombretto. E adesso passiamo ad applicare l'eyeliner. Sto utilizzando un eyeliner liquido della Bourjois nel colore nero intenso e utilizzo il pennellino dell'eyeliner, ma potete anche utilizzare un pennello normale perché a volte questi sono un po' difficili da utilizzare. E lo stendo quindi su tutto l'occhio, nell'angolo interno vado a fare una punta e poi, scusate se non lo faccio vedere in camera, ma ho fatto la codina nell'angolo esterno. Poi applico la matita Kajal nera nella rima interna superiore ed inferiore e anche leggermente al di sotto dell'occhio, che andrò a sfumare con un ombretto nero. Adesso applichiamo mascara sulle ciglia superiori e inferiori. E ovviamente non possono mancare le ciglia finte, queste sono della Red Cherry, credo numero 43. Adesso passiamo alla base e applico come correttore il Select Moisture Cover della MAC nel numero NW25, che è un colore molto caldo ed anche un correttore idratante. Come fondotinta sto applicando l'Estée Lauder Double Wear nella Nuance Rattan, che è quello che uso anche io, e adesso andiamo a fissare il tutto con della cipria Studio Fix nel numero NC25, che ci darà una pelle perfetta. Passiamo a scolpire il viso con il contouring. Prendo il mio marrone opaco dalla palette della Sleek e con un pennello angolato da sfumatura contouring lo applico nell'incavo delle guance, sfumandolo verso il basso. Questo ci permetterà di allungare il viso e definire meglio le guance.
prendo adesso la terra illuminante, sempre dalla stessa palette, e la applico leggermente al di sopra della sfumatura che ho già fatto per uniformare il tutto e dare calore al viso. Come blush applichiamo questo blush arancione della palette di blush della Slick, al centro delle guance lo sfumo verso l'alto, e come illuminante non può mancare il mio amato Soft & Gentle della MAC, che applico al di sopra delle guance e anche sul ponte del naso e sull'arco di Cupido, che ho dimenticato di far vedere in camera, e andiamo anche a fare un po' di contouring al naso. Per le labbra utilizzo la matita Warrior della MAC, che è utilizzatissima dalle sorelle Kardashian, e come rossetto uso il Cream Sheen Creme The Nude, sempre della MAC, un bellissimo colore nude della categoria di rossetti idratanti. Quindi traccio i bordi con la matita e li vado a riempire con il rossetto con un pennellino. E avete il trucco finito, perfetto per queste feste natalizie. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo e seguitemi sugli altri social. Mi trovate su Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest con il nome Michela Merone Makeup. Un bacio, ci vediamo al prossimo video.